a tutti, anzi, buonasera a tutti. Mio nome è Mattia Nappi, per chi non mi conoscesse, sono volontario di Wikimedia Italia e vi guiderò in questa serata che abbiamo intitolato Ai fotografi nella Shoah e della Shoah. È un programma molto particolare perché ci permetterà di guardare, a differenza di altri webinar, proprio da una prospettiva diversa, dalla prospettiva dell'obiettivo del fotografo. Guarderemo in dettaglio il ruolo illustrato e descritto della fotografia, descrittivo della fotografia della Shoah. È un mezzo di testimonianza silenzioso, basta pensare al rumore dello scatto, è silenzioso, ma esplosivo quando può comunicare un messaggio in modo immediato, in modo efficace, in modo virale. Quindi, chi furono i fotografi che documentarono la Shoah, durante la Shoah e dopo la Shoah, a seguito delle truppe degli alleati e dell'Armata Rossa. E soprattutto, insomma, vedremo dal punto di vista dei fotografi cosa è successo. L'obiettivo del webinar è questo, proprio dare risposte dettagliate su questi aspetti. Quindi avremo cinque fantastici interventi. Partiremo con l'introduzione di Fabio Brambilla, che è il nostro analista dei contenuti dei progetti Wikimedia, e ci guiderà nel contenuto, insomma, quello che abbiamo a disposizione, quello che manca, i vari gap e così via. Poi abbiamo appunto l'approfondimento di Marco Fodde, è un noto fotografo, si presenterà lui stesso, ma possiamo già dirvi che appunto è fotografo, è giornalista ed è anche docente di fotografia. Tra l'altro in pubblicazione, gli chiediamo anche di parlarcene, proprio la sua ultima opera che è titolata Ritocco e fotoritocco. È un tema che tra l'altro è sicuramente di nostro interesse in questo momento in cui stiamo guardando ciò che anche dal punto di vista dei negazionisti può essere stato modificato o non modificato. È proprio quindi è un aspetto pregnante della fotografia nel suo contenuto di realtà. Proprio di questo poi ci parlerà Francesco Carbonara, che è stato guida di tutta la serie di webinar che abbiamo avuto, e questo anche, è un po' guida spirituale, e approfondirà proprio il tema di perché la fotografia ha un valore descrittivo, un valore documentaristico, perché diciamo è una forma quasi di archeologia visiva la fotografia, quindi nel momento della liberazione dei campi, dal punto di vista appunto degli alleati e dell'Armata Rossa, cosa ci è arrivato. E per chiudere invece Salvatore Talia ci parlerà delle fotografie e del negazionismo, proprio dal punto di vista esterno. Ma avremo infine spazio per domande e per un intervento conclusivo, il primo di Innocenzo Ventre e la conclusione con Camelia Bobano. Lascio lo spazio a Fabio, così che possiamo cominciare veramente. Guarda, solo il titolo, velocemente, vi spiegherò un attimino per chi non lo sa, penso che questo tutti voi lo sappiate, il rapporto che ci sono tra Wikipedia e Commons, come è strutturato il database di Commons, una discussione veloce su alcune immagini collegate all'Olocausto, un esempio di damnatio memoriae che è in corso, è appena avvenuto anche su Commons, e un desiderio finale legato a immagini prese e che vengono prese ancora oggi. Commons è il database multimediale che serve a Wikipedia. Praticamente Wikipedia è un'enciclopedia fatta in tante versioni linguistiche, come sapete. Tutte queste versioni hanno immagini che vengono da Commons. Commons è un immenso database multimediale, dico immenso perché ha più di 78 milioni di file multimediali liberamente utilizzabili, anzi, ad oggi abbiamo già superato i 79 milioni di file multimediali, continuano ad essere caricati. Vedete, questo è il grafico anni, i milioni di file caricati. Vedete che la crescita del caricamento di immagini è continua. Penso che per la fine dell'anno ci avvicineremo a circa 80 milioni di file liberamente disponibili e utilizzabili in rete, grazie a Commons. La caratteristica
appunto chi ha di Commons è quella che deve o dovrebbe avere solo immagini che siano liberamente utilizzate da tutti. Liberamente utilizzate da tutti significa che le puoi utilizzare anche, questo è importante, con finalità commerciali. È una cosa molto importante perché molte immagini probabilmente sarebbero libere, utilizzabili per scopi didattici, scopi informativi, eccetera, ma se non hanno anche la possibilità legale di essere usate per finalità commerciali, non possono essere accettate su Commons. È un database organizzato, un'immagine è dentro un catalogo, il catalogo è fatto di tante categorie, sottocategorie. Per esempio, se prendiamo la categoria Olocausto, di sotto di sé ha 41 sottocategorie, chiaramente poi ogni sottocategoria a sua volta può essere suddivisa in tante altre categorie per poter permettere in un certo qual modo una certa ricerca facile, sempre tra virgolette, di immagini relative a un certo argomento, e queste immagini su Commons vengono utilizzate sia in Wikipedia, possono essere utilizzate in altri progetti di, diciamo, fratelli, cugini, Wikiquote, Wikibooks, Wiki Dictionary e poi ovviamente Commons. Quello che faccio anche notare, le immagini di Commons sono già al di sotto di un albero di argomenti. Per cui immagini relative alla materia di cui noi stiamo parlando, possiamo trovare un olocausto, possiamo trovare una categoria più vasta che è genocidio, omicidi di massa nella seconda guerra mondiale, persecuzione degli ebrei, gli ebrei nella seconda guerra mondiale, razzismo nella Germania nazista, l'Europa occupata dai tedeschi, lo troviamo sotto genocidio. Ovviamente andando sempre più avanti in questo albero, massacri della seconda guerra mondiale, crimini della seconda guerra mondiale, massacri e guerre durante le guerre, casualty, incidenti, morti della seconda guerra mondiale, massacri del XX secolo. Per avere un'idea, partendo dalla categoria Olocausto, facendo fare una ricerca che si muove per, diciamo, per associazioni, sono collegabili in qualche modo all'Olocausto 267.522 file, ovvero praticamente quasi tutte sono immagini. Diciamo che ci sono quasi 13.000 immagini che in qualche modo sono collegabili all'Olocausto. Queste immagini, semplicemente nel mese di dicembre di quest'anno, no, erano presenti in pagine 240.669 pagine delle enciclopedie viste. Per un totale, questi file avrebbero avuto 735 milioni di, come dire, di occhiate, di viste nel mese di ottobre. Questi file. Di questi file è interessante anche vedere l'ordine con cui sono stati, diciamo, più presenti nelle pagine viste. Per quanto possa sembrare incredibile, le considerazioni che potrebbe fare sono tantissime, io non le faccio più che altro per carità di umanità. Ci sono molte immagini che sono legate semplicemente proprio a simboli nazisti. La più assoluta, l'immagine più diffusa dalle pagine viste è il simbolo delle SS. Poi ce n'è un'altra legata a una riunione di gerarchi nazisti, militari nazisti. Un'immagine di Hitler, questo ritratto a mezzo busto, anzi credo che sia un piano americano di Hitler, e anche questo dovrebbe essere, credo, lo stemma personale di Hitler, e anche questa foto apparentemente idilliaca di Hitler, Eva Braun e i suoi cani lupo. Assieme a queste, la seconda immagine vista e utilizzata è una riproduzione della famigerata stella di Davide gialla. Poi questa foto, che è una foto del tribunale di Norimberga. Abbiamo la prima foto veramente legata all'Olocausto, l'Olocausto mentre avviene, è questa immagine di un'uccisione di ebrei in Ucraina, a Ivano Rod, da parte di truppe
che specializzate nell'occupazione dell'Ucraina, e queste immagini di corpi ammassati a Buchenwald, immagine sempre presa dal fotografo americano, che è anche l'unica immagine a colori presente nelle prime 10. Penso che sia la prima messa qui, perché probabilmente essendo a colore è una delle più usate nelle enciclopedie. Quello che può essere interessante è vedere come queste immagini sono anche usate e finiscono anche su altre voci dell'enciclopedia. Quella della stella a 5 punte, sono andato a vedere le voci in cui compariva di più come visione, e ho visto che la seconda era QAnon. QAnon è chiaramente qualcosa di questo millennio. Abbiamo naturalmente Bin Laden, Henry Ford, nell'affare Dreyfus, antisemitismo, eccetera, eccetera. Sono andato a vedere come mai si trova in QAnon, ecco perché QAnon, nella Wikipedia inglese, è taggata dentro praticamente da questa tabella come parte di voci che trattano anche di antisemitismo. Di conseguenza, per una specie di, non so come dire, di vendetta della storia, questa voce con contenuti che si presumono, o meno che l'ideologia di Conan sia antisemita, si ritrova segnata con la stella di David. Ecco invece la prima immagine, quella più, diciamo, più brutta, tra le prime 10 che compare, quella dei corpi di Buchenwald. È un'immagine presente in tantissime pagine di Wikipedia nelle diverse versioni. Vedete, abbiamo molte persone inglese, troviamo questa PT portoghese, questa Farsi, vedete altri nomi di Wiki scritti con caratteri che non sono caratteri latini. Cioè, è un'immagine che veramente penso che copra tutto, come Wikipedia copra tutto il mondo. La caratteristica che hanno tutte le immagini che troviamo su Commons, che sono una sola immagine, ma sono dotate di alcune informazioni assolutamente minime, e la descrizione, possibilmente la data quando l'immagine è stata presa, la fonte, la provenienza dell'immagine, l'autore se possibile, e poi, importante per il discorso che vedremo dopo, la tipologia di licenza, perché questa immagine è possibile utilizzarla. In questo caso l'immagine è possibilmente utilizzata per una delle cose più semplice che ci sono. È stata fatta da un militare americano. Il militare americano è un dipendente del governo federale statunitense ed è pagato dal governo federale statunitense, praticamente pagato da quelli che hanno il taxpayer statunitense. Allora, tutto quello che è fatto con i soldi del taxpayer e quindi il governo americano è accessibile, è libero, armamento disponibile dai cittadini americani e da tutti gli altri. Quindi è un file del pubblico dominio. Questa immagine c'è e ci sarà sempre disponibile sull'enciclopedia. Tanto per dare un'idea, persino le foto della NASA, per fare una di queste foto, per fare le foto che fanno su Marte, sulla Luna, altri posti, spendono una barca di soldi, però quando l'immagine è resa pubblica, quell'immagine è immediatamente di pubblico dominio, disponibile da tutti, mentre per esempio le immagini fatte dall'ente spaziale europeo, viceversa, non sono disponibili. Per esempio, questa foto che fa parte di un'uccisione di civili, qui abbiamo più ingrandita nel dettaglio, fa parte di un'uccisione di due o tre fotogrammi, contiene tutta la sequenza degli scatti fatti. L'utilizzo della foto in come copertina di un libro, l'utilizzo della foto fatta anche in un'esposizione museale in cui è stata una visita di un senatore americano, l'immagine internamente contiene degli iperlink che indicano alcuni dettagli, qui una serie di riferimenti bibliografici al commento di questa immagine, perché vediamo nella seconda parte informativa di questa immagine. Troviamo il nome del fotografo, si presume che sia stato questo, il titolo di questa fotografia, la descrizione, eccetera, eccetera, provenienza. Nella provenienza c'è tutta una grossa discussione perché questa immagine
più o meno negli anni, all'inizio degli anni 60, qualcuno aveva affermato che fosse un fake. E già in Commons ci sono tutta la documentazione, le indicazioni, una stringata discussione che mostra come in realtà non è un fake, ma questa è una foto autentica del periodo. Questo per mostrare come su Commons molto, molto spesso le immagini messe hanno già un contenuto informativo molto alto, superiore, se vogliamo, alla semplice immagine vista. Parliamo di dannato memoria, immagine rimossa. Mentre facevo queste ricerche su immagini, andando a guardare le voci immagine dell'Olocausto, avevo scoperto nelle notazioni in immagine rimossa. C'era un'immagine. I bambini nel campo Children, nel campo di Sisak, un campo di concentramento che si trova in Croazia gestito dagli Ustascia, questa immagine non c'era più. L'immagine era in Commons, non c'è più. Ora, dato che fortunatamente per alcune cose internet per poco tempo ha una certa latenza in memoria, ho recuperato da un'altra fonte quella che è sicuramente la stessa immagine, quella cancellata, perché vedete il nome del file è il medesimo. Viene indicato come fonte Wikipedia. Ho trovato persino la motivazione con la quale questa immagine sarebbe stata cancellata. L'immagine, eccola qui. L'immagine è stata cancellata in quanto dice che non ci sono informazioni a sufficienza e quindi la licenza con cui questa immagine è stata resa già su Commons può non essere valida, ovvero non è un'immagine libera. Secondo me è una motivazione molto speciosa perché immagini di questo periodo ci sono almeno due o tre licenze europee, immagini dopo con una certa età, diciamo vecchiaia, che non hanno autore, diventano liberi in funzione di alcune. Dovrebbero essere 75 anni, no? Credo 75 anni, ma comunque ce ne sono tre o quattro perché poi ci sarebbe da fare un webinar, credo, di una settimana, 7 giorni su 7, 24 su 24, sulle licenze, sui vari permessi di pubblicazione dell'immagine. Secondo me, comunque, un'immagine speciosa, cioè io non la considero molto corretta semplicemente cancellare questa immagine. Si dice questa è l'immagine, questa cosa non va bene, punto e basta. Penso che ci sarebbe stato modo di poter salvare l'immagine. La cosa interessante è che ho trovato che per lo stesso campo Ustascia c'era rimasta un'altra immagine, eccola qui, in Commons. Questa immagine come fonte a questo museo, Museo dell'Olocausto, Stati Uniti, c'è anche un numero di catalogo della foto e c'è spiegazione di questa immagine nel pubblico dominio perché questo museo dice che è di pubblico dominio, cortesia e indica qui addirittura un altro museo. La vecchia Jugoslavia, immagino che probabilmente forse l'immagine è arrivata dalla Jugoslavia agli Stati Uniti, in qualche modo l'immagine penso che sia abbastanza blindata contro cancellazione. C'è un altro dettaglio, parlavo di categorie, questa immagine si trovava molto probabilmente in tre, era categorizzata su tre campi, campo di concentramento, campo di concentramento di Croazia e campo di concentramento di Sisak. Questo e queste sono rosse. Quando una cosa è rossa vuol dire che c'era e non c'è più di solito. Quindi apparentemente è scomparsa questa categoria ed è scomparsa questa categoria. L'altra soluzione sarebbe che questa categoria è stata indicata e non è stata creata, ma mi sembra piuttosto strano, visto la specificità degli argomenti. A questo punto ho voluto cercare qualcosa di più, ho ritrovato un crop di quell'immagine. In questo sito, Balkan Insight, ho trovato indicazioni che parlano di Wikimedia e parlano di una cancellazione delle indicazioni di questo campo da parte praticamente, diciamo, di curate. Adesso non mi sento di poter dire è stato questo, è stato quest'altro, però apparentemente c'è quest'altra questa operazione di pulizia. L'operazione di Ora, pulizia sembrava che si fosse finita, però in realtà esatto, Fabio, quella credo. cancellazione di quel file è posteriore a questa pulizia che è stata fatta di
di persone che utilizzavano la Wikipedia in croato per fare dannarsi a memoria. Non Farà, so. ecco, farà parte di quella discussione lunga sulla rimozione, diciamo, da Wikipedia in croato di tante informazioni, esatto, Certo, solo che qui è molto più dubbi. grave perché qui si va a colpire la radice di informazioni che poi sono distribuite lungo tutte le diverse Wikipedie e poi secondo me è proseguita dopo che è stato fatto questo ban di admin, cioè lavoro di pulizia, ho quasi l'impressione che sia continuato. Un altro desiderio che vorrei esprimere sono le fotografie che mancano. Cosa sono le fotografie che mancano? Beh, questo è tolto da questo libro che è uscito nel 1950 qualcosa. Questa è la terza edizione, 1953, scritto da Paolo Ligieri, un partigiano che venne arrestato perché era un prete che gestiva una casa dell'arcivescovado, aveva una radio clandestina, teneva nascosti i prigionieri scappati, aiuti partigiani, eccetera. È finito a San Vittore, poi a Fossoli, quindi al campo di Bolzano, Mauthausen, Gusen, Dachau. E per fortuna è riuscito a ritornare. L'ha fatto salvo. Ha fatto un prigioniero politico, Triangolo Rosso, ha pubblicato le sue memorie in questo libro, le sue memorie, i suoi ricordi. E in fondo a questo libro ho aggiunto anche alcuni appunti che lui aveva scritto, che lui ha chiamato Scatti di pazienza e di rabbia. Questo è un appunto che lui scrisse dopo l'arrivo degli americani sul campo e disse: gli americani, insomma, si trovavano al campo e evidentemente stavano male anche nei primi giorni con l'arrivo degli americani, perché ugualmente anche l'esercito americano arrivato non era per niente preparato a diventare questa gente. E disse: però scrisse, in compenso arrivano molti giornalisti, molti fotografi, molti cineasti. E poi un commento che vediamo dopo se è rimangiato. Comunque è la testimonianza che con l'arrivo delle truppe alleate, truppe russe, arrivarono moltissime persone che praticamente fotografavano e documentavano quello che vedevano. Nella terza edizione di questo libro sono state aggiunte 28 foto documentarie. È cambiato completamente l'opinione che aveva dell'intervento di fotografi e di cineasti, dicendo praticamente aggiungiamo queste foto perché c'è la faccia facile di dimenticare, peggio la disinvolta incredulità di molti, ci ha costretto ad aggiungere al libro questa documentazione che tuttavia riteniamo sia troppo ridotta e insufficiente. Giusto in 2 pagine la documentazione che lui ha messo, ecco l'ingresso dal campo di Dachau, all'ammassamento dei poveretti nel cortile. Questa, che è un'immagine all'interno delle baracche, che è molto simile ad altre immagini che vediamo e che vengono anche discusse dai negazionisti come false, e il muro con i fili ad alta tensione che cingeva il campo. 1953. Quindi è già difficile parlare, nel 1953 stavano anche a inventarsi foto false, non credo proprio. Ma quelle che soprattutto immagini che io vorrei che ci fossero sono immagini come questa, per un motivo molto semplice. Questa è un numero di Life, 7 maggio 1945. Assolutamente impossibile pensare che per queste foto abbiano avuto il tempo e l'idea di preparare dei fake. E vediamo all'interno c'è un servizio veramente crudo su quello che è capitato, su quello che hanno trovato e fotografato nei campi di concentramento. Questo credo sia fatto da Bers, almeno questa foto viene da Bers. Credo che quando siano arrivati non si fossero neanche, non dico accorti, ma deve essere stato, credo, uno shock talmente forte anche per i giornalisti, per la stampa americana, che non si è neanche accorta probabilmente dell'incredibile, non dico eccezionalità, ma di quello che stavano fotografando, perché la copertina della rivista è questa, prende 3 persone che sono 3 civili tedeschi. Probabilmente col senno di poi la copertina non sarebbe questa, ma sarebbe una di queste foto. Quello che a me piacerebbe è che immagini come queste, o anche altre immagini, anche attuali quasi, che testimoniano la Scusami politica. se ti interrompo, la foto che hai fatto vedere, quella del bambino che cammina tra i cadaveri, è di un fotografo americano di Life che si chiama George Roger, che tra l'altro è stato uno dei fondatori della Magnum. Chiusa parentesi, Perfetto, ho scusa. capito. Il mio desiderio, grazie all'informazione, veramente.
Questo è il mio desiderio. Sarebbe bello che tutte le immagini che testimoniano l'atrocità dell'uomo contro l'uomo, almeno dopo 10 anni, perlomeno dopo un certo periodo di tempo, siano libere e possibilmente utilizzabili. E abbiamo proprio Marco Fodde che ci parlerà appunto del suo percorso. Grazie, prego Marco. Mi sentite bene? Sì. Mi sentite? Sì. Ok. Innanzitutto buonasera a tutti. Mi presento per chi non mi conoscesse, sono Fodde e tra le tante cose di cui mi occupo da studioso della storia della fotografia non potevo mancare l'occasione di ricordare l'importanza di questo argomento, tema di questo webinar, per il quale ringrazio gli organizzatori. Per non sforare nel tempo che mi è concesso ed evitare di divagare sull'argomento, ho evitato nel mio intervento di mostrare immagini della Shoah che mi auguro siano il tema specifico di un prossimo webinar. Bene, cosa dire riguardo i fotografi che documentarono la Shoah? Quando la storia della fotografia attraversa la storia dell'umanità, le immagini fotografiche diventano testimonianza degli eventi. Le fotografie che documentano la Shoah giunte fino a noi tra il 1933 e il 1945 sono state quantificate in circa 2 milioni. La valenza di queste immagini è di essere una testimonianza indiscutibile di quegli anni terribili, scaturita prima delle leggi razziali ad opera nazista e fascista e sfociata nell'Olocausto. Chi erano i fotografi che hanno documentato la Shoah? Molte delle fotografie che ci sono pervenute sono state scattate in parte da autori non identificati e talora in circostanze non chiare, mentre altre immagini sono state realizzate da fotografi di cui si conosce con precisione l'identità e l'esatto momento dello scatto. I fotografi che documentarono quei terribili anni possono essere suddivisi in tre gruppi che si caratterizzano per scopi ed effetti diversi. I fotografi nazisti, i fotografi prigionieri nei campi e i fotografi tra gli alleati. Tralasciando questi ultimi, che verranno esaurientemente trattati nel prossimo intervento, voglio concentrare l'attenzione sulle prime due suddivisioni, cioè i fotografi nazisti e i fotografi nei campi, la cui produzione fotografica rappresenta la testimonianza più vivida e indiscutibile della Shoah. I fotografi nazisti delle SS, che erano in organico nei campi di concentramento e sterminio, non pensando alle conseguenze di creare prove contro il loro operato, realizzarono foto per inneggiare la persecuzione agli ebrei. Infatti, quelle stesse fotografie in seguito diventarono prove inconfutabili nei vari processi avvenuti dopo la guerra, come capi di accusa contro gli stessi nazisti. In tal senso, basti ricordare il famoso album di Auschwitz. Nella categoria delle fotografie scattate dai nazisti va fatta una distinzione tra fotografie ufficiali e fotografie che personalmente definirei di atroce vanto. Le fotografie ufficiali, opera di fotografi incaricati dalla propaganda del regime nazista, avevano lo scopo di documentare le varie fasi della deportazione, talora in modo fuorviante o edulcorato, per renderle note attraverso la stampa al grande pubblico, oppure in modo più realistico per uso esclusivamente interno agli apparati di regime. Tra i fotografi nazisti tedeschi troviamo Bernhard Walter, Friedrich Franz Bauer, Franz Wolf, Franz Röhm e Franz Zugomelen. La tipologia di immagini prodotte da questi fotografi è principalmente quella di documentazione ad uso governativo. Un esempio in tal senso è la distruzione del ghetto di Varsavia, che è stata metodicamente documentata nell'illustrato Stroop Report o l'arrivo dei treni dei deportati al campo di sterminio di Birkenau, dall'Auschwitz Album, realizzato probabilmente da due SS, ormai famosi in questo senso, Ernst Hoffmann e probabilmente Bernhard Walter. Il soggetto di questa immagine riguardò principalmente la vita nei ghetti o nei campi, come si sarebbe potuto guardare ad attrazioni turistiche, documentando la vita privata e sociale del personale nazista. Ma i nazisti non si limitarono a questo genere di riprese, riprendendo anche episodi di atroce vanto, come ho detto, ossia azioni di atrocità varie, mostrate come trofei di guerra, dei quali vantarsi con i commilitoni,
come nel caso della celebre foto L'ultimo ebreo di Vinnizza. La foto venne scattata, infatti, in questo caso tra il settembre del 41 e gennaio del 42, date in cui si svolsero i 3 massacri perpetrati dalle gruppe naziste e dai collaborazionisti ucraini, che portarono all'annientamento di ben 30.000 ebrei residenti a Vinnizza. Il secondo gruppo di fotografi è sicuramente il più importante, è quello dei fotografi prigionieri nei campi. Si tratta di fotografi che, da prigionieri internati nei vari campi di concentramento, furono costretti a fotografare per conto delle SS la vita dei campi e di catalogare i prigionieri. Se ancora oggi abbiamo visione delle terribili e orribili immagini che gridano contro ogni negazionismo l'Olocausto, lo dobbiamo al coraggio di questi fotografi prigionieri che, scattando probabilmente con le lacrime agli occhi e la paura nel cuore, hanno inciso nella storia in maniera indelebile la Shoah affinché non fosse mai dimenticata. La grandezza e l'eroismo di questi fotografi risiede in 2 meriti differenti di usare di nascosto ai nazisti la fotografia. Il primo merito è stato di fotografare non solo ciò che gli veniva ordinato di riprendere, ma di nascosto, rischiando la vita se scoperti, scattare immagini anche di ciò che di orrendo accadeva nei campi. La tipologia di immagini prodotte si rivelò in seguito una potente arma documentale contro le persecuzioni subite dai prigionieri. Il secondo merito è stato di disobbedire all'ordine nazista di distruggere ogni fotografia prima dell'entrata degli alleati e, sempre rischiando la vita se scoperti, nascondere gran parte delle immagini che documentavano ciò che realmente era avvenuto e avveniva nei campi. Il mondo doveva sapere e soprattutto ricordare. La risultante di queste 2 azioni di merito messe in atto dai prigionieri fotografi durante la loro permanenza nei campi permise di nascondere alle SS molte immagini significative che poi, dopo la liberazione, appunto, furono utilizzate, come ho detto, come inconfutabili capi d'accusa nei vari processi nazisti. Tra i tanti eroi fotografi, perché sono eroi, ho scelto di ricordarne brevemente 4, la cui vita nei campi e nei ghetti ha permesso la testimonianza fotografica inequivocabile della Shoah. Mi perdonerete una piccola parentesi, se, come ho accennato all'inizio, per stare nei tempi concessimi da questo webinar non mostrerò le immagini prodotte da questi eroi fotografi, perché le immagini di questo tipo devono avere l'onore di essere tema di un auspicabile prossimo webinar con cui entrare più dettagliatamente nelle immagini stesse e nei loro protagonisti. Il primo fotografo, Willon Brass, il prigioniero fotografo Brass nel febbraio del 41, tenuto conto delle capacità in campo fotografico, sia di ripresa che di sviluppo e stampa, e per la conoscenza della lingua tedesca, viene chiamato dal comandante di Auschwitz, Rudolf Hess. Brass, insieme ad altri fotografi, ricevette l'ordine di documentare tutti i prigionieri del campo, ritraendoli sia di fronte che nei 2 profili, destro e sinistro, dando vita all'unità di identificazione fotografica Erkennung. Un anno e mezzo dopo, Brass incontrò Joseph Mengele, il medico criminale nazista noto come il dottor Morte, che gli ordinò di fotografare le sue vittime nel corso degli esperimenti, nonché coloro che presentavano caratteristiche particolari come gemelli, persone con disordini congeniti e genetici, che poi dovevano diventare le cavie del suo laboratorio. Con l'avvicinarsi del fronte dopo l'entrata dei sovietici in Polonia agli inizi del 1945, in previsione di abbandonare Auschwitz e Birkenau, i nazisti ordinarono a Brass di distruggere fotografie e negativi, ma lui disobbedì, nascondendo la maggior parte delle sue 40-50.000 immagini nei dormitori e facendole pervenire alla resistenza, tanto che furono in seguito recuperate dai sovietici e conservate fino ad oggi. Basti pensare che si calcola che delle 200.000 foto scattate dai prigionieri dai vari fotografi di Auschwitz, soltanto 1/5 si siano salvate. Nei giorni successivi deportarono Brass ed altra migliaia di prigionieri nei campi di concentramento di Mauthausen in Austria, dove Brass rimase imprigionato fino all'arrivo degli alleati nel maggio del 1945.
questa è una cosa particolare. Alla fine della guerra non riuscì più a scattare fotografie ed anzi ne provava una certa repulsione. Ciò si può solo immaginare il motivo. Dopo aver inquadrato per ben 5 anni persone, anche molti bambini e ragazzi, destinati tutti alle camere a gas. Nonostante possedesse ancora una macchina fotografica Kodak, in un'intervista dichiarò che non avrebbe più scattato fotografie. Il secondo fotografo è Francesco Bosch, perché essendo io lo pronuncio nella maniera catalana, non so se sia giusto. Venne impiegato dalle SS come fotografo e operatore del laboratorio fotografico esistente nel campo, quindi il suo compito fu quello di gestire e visionare migliaia di negativi e foto sui crimini compiuti nel campo, immortalando anche burocrati nazisti in visita al campo stesso, che in seguito difficilmente avrebbero potuto giustificarsi asserendo che non conoscevano quanto di criminale venisse perpetuato nei campi visitati. Sottrasse anche diverso materiale dall'archivio fotografico che gli permise di essere uno dei testimoni chiave delle efferatezze compiute nel campo austriaco in 2 importanti processi criminali nazisti, quello internazionale di Norimberga e quello americano di Dachau. Il servizio identificazione era gestito dalla Gestapo, che identificava e fotografava i prigionieri al loro arrivo, schedandoli. Bosch, dall'archivio esistente nel reparto identificazioni del campo, si accorse anche di come molte foto erano usate come propaganda, idealizzando il campo di Mauthausen come un luogo normale, con falsi prigionieri ben nutriti e felici. Un'altra scoperta che Bosch fece fu quella che una sezione dell'archivio fotografico aveva un considerevole numero di foto di internati morti accidentalmente o illegalmente uccisi, ragion per cui a Mauthausen tutto veniva fotografato. 5 mesi dopo il suo internamento, nel 21 giugno del 1941, Bosch prenderà una decisione audace e allo stesso tempo pericolosa per la sua stessa vita. Qui si vede l'eroismo. Ruberà le foto che dimostravano le stragi di massa. Inoltre, siccome era lui che sviluppava i negativi per poi stamparli, farà una copia in più di tutte quelle foto che dimostravano la ferocia dei nazisti sugli internati. La testimonianza di Bosch con parte delle foto e dei negativi trafugati da Mauthausen vennero usati in 2 processi, quello internazionale di Norimberga e quello di Dachau, condotto dai giudici americani per i crimini commessi a Mauthausen. A Norimberga le sue fotografie e la sua testimonianza servirono ad incastrare Ernst Kaltenbrunner, fotografo insieme ad Himmler, e Franz Zeires a Mauthausen. Un altro fotografo degno di nota è Erik Ross. Ross non si limitò a riprendere quello che venne ordinato, ma fotografò anche la miseria del ghetto di Lodz in Polonia, le deportazioni dei bambini destinati alle camere a gas, la fame e la miseria, riprese in piccagioni e gli orrori quotidiani, talvolta nascondendo la macchina fotografica sotto il cappotto, fotografando attraverso fenditure nei muri oppure dovunque poteva cogliere ciò che i nazisti compivano ai danni degli ebrei. In questo modo raccolse migliaia di immagini che verso la fine del 1944, quando ormai la sorte della guerra era ormai segnata per i tedeschi, con l'aiuto della moglie e di alcuni amici, sotterrò nei pressi della sua casa una cassetta di legno, ricoprendola di catrame con oltre 6.000 negativi, con l'intento che qualcosa venisse ricordato. Dopo la guerra però i negativi, molti negativi andarono rovinati a causa dell'umidità, ma circa 3.000 si erano salvati e ci hanno consentito, insieme ai diari degli internati sfuggiti alla ferocia nazista, di conoscere la storia e il dramma del ghetto di Lodz. Il quarto fotografo, ultimo, è Mendel Grossman. Grossman, che fu internato dal 1940 al 1945, riprese la condizione di vita degli ebrei, fotografò le esecuzioni sommarie, i treni super affollati che trasportavano la gente nel campo di sternio di Elmno, i bambini nei carri e anche loro destinati nei campi di concentramento come vecchi, donne che morivano di fame nei marciapiedi. Deportato in un campo di lavoro a Wusterhausen, vi rimase fino al 16 aprile del 1945.
ormai malato e fortemente denutrito, fu ucciso dai nazisti durante una marcia della morte forzata. Quando fu ucciso, la sua macchina fotografica rimase con lui. Aveva 32 anni. Come tutte le foto che rappresentano atti di atrocità, le fotografie della Shoah sono un documento essenziale per la ricerca storica contro ogni ipotesi negazionista e allo stesso tempo pongono complessi interrogativi etici circa i limiti della loro riproduzione e diffusione pubblica, che deve conservare il rispetto dovuto alle vittime. A tal proposito, consentitemi un'ultima breve considerazione sul valore sinestetico delle immagini fotografiche, e in particolare quelle che hanno una valenza storica così importante come le immagini prodotte dai fotografi dei campi, prigionieri, e che hanno testimoniato e documentato con eroismo la Shoah. Ebbene, tengo a evidenziare l'azione sinestetica che possiede una fotografia, specie se drammatica come quelle che testimoniano l'Olocausto. Ricordo che qualsiasi immagine fotografica non è mai, e dico mai, una cosa, perché in ogni fotografia sono racchiuse tre anime, tre attori diversi: il soggetto ivi rappresentato, il fotografo che lo ha ripreso e chi guarda o guarderà l'immagine finale. Noi oggi, quando vediamo queste fotografie, rappresentiamo il terzo attore e abbiamo la responsabilità di vedere e far vedere, non semplicemente osservare superficialmente, queste tragiche immagini. Sicuramente una chiave efficace per comprendere la Shoah e partire dalle sue tragiche immagini, vederle nei suoi minimi minuti particolari, permette di entrare in risonanza sia con il soggetto ivi rappresentato, sia con la mente, gli occhi e lo stato d'animo del fotografo che l'ha fotografato. Bene, sono giunto appunto alla fine di questa breve, rapida carrellata su un argomento storicamente complesso, che ha un posto speciale nella storia, della fotografia. Mi sento onorato di essere stato invitato e di aver avuto l'occasione di ricordare soprattutto i fotografi prigionieri, che nei campi, questi eroi della fotografia, che con il loro coraggio ci hanno lasciato immagini contro ogni negazionismo della verità. Grazie a tutti per l'attenzione. Bravo. Bravo. Marco Fodde ci ha proprio appunto fatto questo intervento estremamente pulito, netto sul discorso, ne avevamo bisogno, credo. E sono d'accordo, tra l'altro, che appunto dovremmo dedicare un webinar proprio ai vari casi rocamboleschi, eroici delle fotografie dello Shoah. Se è possibile di fare un webinar dedicato alle immagini, dove si può entrare proprio nelle immagini, nella sofferenza delle persone, ma anche nel modo di inquadrare e di leggere l'immagine, e credo che sia molto didattico e importante. Sì, esatto. E anche sul poi come sono, come dire, anche lo sforzo che c'è stato nel far uscire queste fotografie dal campo, per esempio, viene in mente. Ogni volta che guardiamo una fotografia della Shoah dobbiamo entrare, immaginare che stiamo vedendo con gli occhi del fotografo. Cioè, quell'immagine, quella sofferenza è stata vista prima dal fotografo, fermata da lui. Quindi è importante questa considerazione, perché non è superficiale, che si comincia poi dopo a vedere le immagini e non a osservarle, che non è la stessa cosa. Okay. Bene, se c'è anche qui qualche domanda sul punto, altrimenti più che una domanda dovremmo ringraziarlo a Marco, esatto. Anche perché sia Marco che Luca, trovo un piccolo, voglio fare solamente un piccolo commento, quando gli ho detto volete delle fonti mi hanno risposto ambedue grazie, no, ci pensiamo noi. E il risultato mi sembra che si vede ed è eccellente veramente, grazie Marco, sono grazie, convinto grazie che a anche voi, Luca a voi. Ora ripeterà la stessa bravura. Grazie. Bene, allora, ora che abbiamo visto le fotografie durante la Shoah, quelle diciamo avvenute proprio nel momento più acuto, vedremo cosa poi invece viene a seguire con Luca Capozzo, che ci parlerà delle fotografie scattate dagli alleati
e dall'Armata Rossa. Eccoci qua. La parola. Allora, io non ho la, diciamo, i titoli e la fama di Marco, per cui cercherò di cavarmelo lo stesso. Io vi parlerò dei fotografi, diciamo, alleati, cioè delle foto che furono fatte dai salvatori, da quelli che venivano. Che è successo? Ah sì, perfetto. E quindi le prime foto che noi conosciamo, fatte dall'esterno, cioè le persone che non parteciparono allo Shoah né come vittime né come carnefici, furono fatte per caso da aerei di ricognizione. E poi vennero delle foto fatte dai fotografi militari, sia russi che alleati, che americani e inglesi. Le prime in assoluto che arrivarono, diciamo, che furono messe a disposizione, furono fatte in Crimea da Evgeny Chaldei, spero che qualcuno mi perdoni per il mio pessimo russo, nel senso non so assolutamente come si dice, che fotografò il primo eccidio di 75.000 ebrei nella città di Kerk. Di questo parleremo dopo, perché abbiamo anche le foto, anche perché ho preparato una piccola galleria. La galleria che stiamo vedendo in questo momento è quella del famoso articolo Servizio di Life, di cui parlava Fabio poc'anzi, che uscì il 7 maggio del 45. Questo servizio fu come un pugno nello stomaco, anche perché le foto russe vennero un po' tacciate di propaganda. La gente pensava che erano foto false, anche perché dobbiamo ricordare che nella Prima Guerra Mondiale le notizie di atrocità dall'una all'altra parte erano terribilmente ingigantite, e poi si scoprirono fossero false per la maggior parte, per buona parte. Per cui le foto russe furono passate un po' sotto silenzio, sia dagli alleati, cioè sia degli occidentali, sia degli stessi russi, che non dissero assolutamente, per esempio, che il massacro di Kerch riguardasse solamente ebrei, perché, come disse un famoso generale, a chi vuoi che gliene freghi al contadino russo se ammazzano un ebreo, e invece dissero che i nazisti hanno massacrato la popolazione, quindi non un genocidio, una pulizia etnica, se vogliamo chiamarla così, cioè quindi un genocidio specifico, mentre invece a Kerch furono proprio rastrellati, messi in una fossa e ammazzati tutti. Dicevo, Life mandò sul campo quattro fotografi e vediamo in questo servizio delle foto terrificanti. Ci sono di questi campi qui, dalla 2 alla 4 del primo fotografo di Stereo, era il campo di Belsen, dove ci furono 30.000 morti negli ultimi mesi e 300 morti al giorno anche dopo l'arrivo degli alleati per il maltrattamento e la malnutrizione. Poi ci sono foto del campo di Buchenwald, poi ci sono foto del campo di Gardelegen. Francesco mi aiuterà per il modo in cui lo pronuncio, se va bene o meno, dove le SS bruciarono tra 500 e 1000 prigionieri per impedire che fossero liberati. Poi c'è una foto del campo di Nordhausen, dove vennero trovati 3.000 lavoratori uccisi. L'ultima foto, che penso che sia il numero 13 per Gregorio, rappresenta un ufficiale nazionale SS liberati dagli inglesi, che vengono costretti a seppellire i corpi delle vittime che hanno massacrato. Life a un certo punto, e qui vorrei integrare uno dei ragionamenti che faceva Marco, si pone il problema se fosse lecito o meno esporre queste sofferenze atroci e queste immagini terrificanti al pubblico scandalo oppure all'opinione pubblica, e alla fine loro decidono che se non si pubblica, non si fa vedere quello che altri sono stati capaci di fare, le persone morte sono morte invano. Tra i fotografi di Life ricordiamo John Florea, che era un inviato del San Francisco Examiner e dopo passò a Life, che soprattutto fece questo famoso ritratto che credo dobbiamo avere nella galleria. Gregorio, perdonami, al numero 14.
al numero 14, che entrò nel campo, nella galleria nel primo folder al numero 14. Allora, nel campo di Nordhausen trovò scattò questa foto, che poi è diventata famosissima, del famoso scheletro umano, che era un prigioniero talmente magro che praticamente pesava meno di 30 kg e che è rimasto famoso appunto per questa cosa. Ci sono le foto di questo prigioniero che forse riusciremo a vedere. Primo, io non le vedo attualmente, non so se Gregorio... Infatti... Non si vedono. Primo folder, foto numero 14, 15 e 16. Comunque, questo prigioniero, che si chiamava John Demner, che è stato scattato precedentemente nel campo di Limburg in Limburg, è rimasto nella storia. E praticamente la foto che viene dopo, che no, io non vedo, ma forse voi vedete, non lo so se è possibile. No, in realtà no, esatto, se Gregorio, forse esatto, proprio ora sto riuscendo a proiettare, eccola qua, eccola qua, io la vedo, è la foto di quel signore sdraiato, ecco qui, questa è la foto di Joe Demler. Bene. Questa è la prima, quella dopo è sempre di Joe Demler, sempre la 14, ecco qua, e dopodiché subito dopo c'è una foto scattata 40 anni dopo di Joe Demler finalmente rimesso a posto e come vediamo in perfetta salute, anche avrà preso un'ottantina di chili perlomeno, insomma. E quindi questa qui, anche John Florea sostenne che dopo aver fatto questo servizio non riuscì più a fare fotografie, insomma, non riuscì più a fare foto almeno di questo tipo di fotografie, e si dette la foto naturalistica. Poi un altro fotografo molto importante, sempre di Life, è William Vandivert, le cui foto, Gregorio, sono dalle 17 alle 25, che fu cofondatore poi dell'agenzia Magnum, e che tra l'altro la famosa foto a colori di cui parlava prima Fabio, molto probabilmente è suo, perché William Vandiver fu uno dei pochissimi ad usare il Kodachrome, la pellicola Kodachrome, durante le foto dell'Olocausto. William Vandiver ebbe, tra le foto, pubblichiamo non le foto del Lager, ma le sue foto che sono rimaste famosissime del bunker di Hitler, quello che poi fu distrutto, quello che poi dove poi si uccise, in cui si vedono sia le macchie di sangue che lui attribuì a Eber Brown, sia tutta la loro la cosa. Queste sono foto della situazione del bunker di Hitler. Ecco qui, e purtroppo la successione non è esattamente... Se dobbiamo vederlo un pochino più piano, ecco qui, questo è il bunker di Hitler. Sul divano dietro era quello dove morirono, a questo punto gli storici hanno scoperto che le macchie appunto non appartenevano a Eva Braun, ma a Hitler, e questo è il... Ecco qua, questo è il divano su cui si uccise Hitler, esattamente al centro. Oltre ai fotografi Life, noi abbiamo dei fotografi militari, che a questo punto sicuramente non erano così famosi o riconosciuti come i fotografi di Punto di Life, e questo è il folder 2 invece, Gregorio. Abbiamo delle foto di Camp Gusen, che è la prima, perfetto, poi delle foto un prigioniero affamato che vediamo subito dopo, poi dopo sono foto di Buchenwald, quella di dopo, ecco, foto di Buchenwald, e questa foto è stata scattata da un soldato che si chiamava Henry Miller. Poi la foto numero 3 invece è Gardelen, e queste sono le foto che abbiamo visto anche di Life, cioè dei prigionieri che furono a Gardelen, furono bruciati per evitare di farli liberare. Poi quella subito dopo invece è Camp Gusen, Mulhausen, vicino Linz.
poi quella foto, la foto numero 5 subito dopo, sono appunto i forni, i famigerati e drammatici forni crematori trattati da un soldato che si chiama Circanceschi. Poi la foto subito dopo è a Nemering, e qui c'è una consuetudine degli eserciti americani che costringevano i tedeschi che abitavano vicino ai campi a venire nei campi e li costringevano a guardare quello che i loro beniamini avevano combinato. Di questo tipo di foto ne troviamo veramente tante, ce ne sono anche dopo nelle foto fatte da Lee Miller, e questa è una pratica abbastanza forte. Poi una piccola foto di speranza, e che è quella di dopo, che è il treno con i ragazzi liberati che sono già in viaggio per la Palestina. E questa foto, non, purtroppo non c'è il soldato da portata, però secondo me, da un punto di vista anche diciamo visivo, è una delle foto più belle che ho trovato. Bellissimo. Questa è un'altra cosa. Dopodiché abbiamo ancora come ultimo soldato il famoso Mickey Martins, che è un soldato che faceva anche il fotografo, che vinse la famosa Purple Heart, che è la più grande onorificenza americana militare in tempo di guerra. Che fu, tra l'altro, ferito anche alla schiena, questo Mickey Martins, e ha scattato queste foto di, credo che sia Dachau questo, se non vado errato, a memoria, perché purtroppo non l'ho scritto. E naturalmente queste foto non hanno bisogno di nessun commento. Le ultime foto che vedete è del più famoso fotografo militare americano che ci sia, e niente proprio di meno, Edward Steichen. Ricordiamo che Edward Steichen, come Marco mi insegna, è stato un fotografo prima di moda, che a un certo punto abbandonò schifato la moda, io aggiungo schifato, lui non l'ha mai detto, e si dette al giornalismo. A 62 anni ritornò, si arruolò volontario sotto le armi per organizzare il servizio fotografico americano, e sono le ultime foto, scusami, la 13 e la 14, eccolo qua, questo è Steichen su una nave per organizzare il servizio, l'organizzazione fotografica militare americana. Non ha mai fatto foto dell'olocausto, ma vedere un fotografo come Steichen, che è l'idolo di molte persone, me compreso, diventare soldato a quell'età è veramente un orgoglio per tutti quelli che pensano di fare fotografi o vorrebbero farlo. C'è anche un'altra dopo. Dopodiché, qui è con, naturalmente, inutile, cioè questa foto che commenta da sola. Dopodiché parliamo dei grandi fotografi americani. E la prima grande fotografa, pensando a Camelia, perché questo è tutto dedicato a lei, e soprattutto sono queste cose, una cosa che mi interessa molto, nel senso che una delle cose a cui io credo di più della carriera di fotografa è quella del diverso parere. Mi spiego: se metti un fotografo e fotografa cibo a fotografare gli animali, forse usciranno le foto molto diverse e diciamo nuove. In questo caso ci sono state in quegli anni, negli anni della guerra, molte diverse persone che venivano dall'attualità e dalla moda e dalla vita romana, la vita moderna. Qui siamo, scusami, al folder 3, a proposito, perdonami se ho entrato l'istruzione, che sono invece partite per la guerra. Il primo personaggio di cui vorrei parlarvi è Lee Miller. Lee Miller era una famosa modella degli anni 20. Era l'amante di Man Ray. Era una donna dell'alta società che poi aveva sposato un ricchissimo nobile che si chiamava Roland Penrose, e viveva una vita, diciamo, smeralda, avrebbe detto Jerry Calà, con parti e tutto il resto, ed era lei. Poi era diventata fotografa e lavorava per Vogue, faceva foto di Gregorio. Volevi parlare? Ha alzato la mano, è stato un caso. Allora, lei faceva foto, insomma, di arte, ed era una fotografa surrealista. Quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale, parte per il fronte e diventa inviata per Vogue. Pensate un po' la contraddizione in termini, una fotografa di guerra di Vogue. E ci ha lasciato delle foto indimenticabili,
appunto che hanno la ricercatezza e l'acutezza di una fotografa surrealista di moda, di un argomento invece che con la moda non c'entra una mazza, direbbero a Roma, scusatemi il termine, un argomento molto terrificante come questa. Questa una delle sue foto più famose, una delle foto più famose è questa, un attimo solamente che trovo il nome, questa è la foto di una della figlia di un dignitario nazista, si chiamava Regina Lisso ed era figlia di un generale tedesco che si è avvelenata all'arrivo dei soldati nazisti. Però Luca, mi permetto, c'è un'estetica della morte in questa foto che si nota la diciamo la fotografa di Mola. Cioè. Allora, dopodiché, Lee Miller, dopo questo, e ci cerco di essere breve perché sennò famo notte, dico a Roma, Lee Miller dopo questo arriva, va nel campo di Dachau, e qui possiamo andare avanti, Gregorio, grazie, dove fotografa sia i prigionieri morti, sia quelli che lei chiama morti viventi, perché erano così diciamo deperiti e così mal presi da essere. Questo invece, sempre di Miller, è un soldato nazista che vagava in un acquitrino. Vabbè, e io vi prego, qui sicuramente Marco Fodde apprezzerà queste foto, vi prego la ricerca anche di composizione e luce, ne parlava prima, di queste fotografie che sicuramente sono terribilmente sofisticate rispetto a quelle che abbiamo visto dei soldati americani, che erano solamente terrificanti, ma diciamo erano foto che i fotografi chiamerebbero candid, nel senso foto diciamo scattate point and shoot, tranquillamente la macchina fotografica è un programmamento all'occhio. Qui c'è una ricerca anche formale molto precisa. Se vogliamo andare avanti, abbiamo questi sono dei soldati che vengono portati con la prossima iniziamo le foto di Dachau. Ecco qui. I mucchi di cadaveri. Purtroppo ho trovato, Lee Miller c'ha, per chi lo volesse, un archivio incredibile, perché i suoi figli hanno praticamente messo sul web tutte le sue foto, sono firmate, quindi dobbiamo... Però c'ha praticamente, c'è da Picasso a tutta l'avanguardia storica di quegli anni artistica, fino ad arrivare alle cose drammatiche. Come vedete, sono delle foto, diciamo, terribili, però impeccabili nella ricerca, diciamo, del... E difatti lei stessa disse che questa sua ricerca, anche formale, era stato il filtro che le ha permesso di andare avanti. Questo è un gerarco nazista pure morto, credo fosse parente della signorina morta che abbiamo visto prima. Dopodiché, ecco, mi fermo un attimo su questa foto. Dopo il campo di Dachau, Lee Miller fu spedita con un collega che era un collega di Life, che era, vi dico subito il nome, perché naturalmente l'Alzheimer incombre, David Sherman, che era un famoso fotografo di Life e diventò anche suo amante, ma questo è l'attimo più segreto. La mandarono nell'appartamento di Hitler a Monaco, di Hitler Eva Braun, che, se ho due secondi, vi dico quello che lei disse di questo appartamento, però vi dico prima che cos'è questa foto. A un certo punto lei fa una specie di performance, di atto surrealista, perché si lava la polvere di Dachau nella vasca da bagno di Hitler, si fa fotografare da Sherman. E c'è una foto dopo, un'altra della sequenza, subito dopo. E Gregorio, se puoi... Ecco qua, questa è un'altra foto, e quella di dopo invece è Sherman che si lava nella stessa vasca da bagno, fotografata da lei. Lei disse che era una maniera per esorcizzare e per dimenticare tutto questo male che aveva visto. Una famosa filosofa che è sopravvissuta all'Olocausto, che sicuramente sia Camelia che Francesco conosceranno, io l'ho conosciuta questi giorni, che si chiamava Hannah Arendt,
leggendo diciamo, i ricordi di Lee Miller, che parla di questo appartamento di Hitler, che era praticamente un appartamento che sembrava di un piccolo burocrate, un appartamento volgare e assolutamente, come dire, di cattivo gusto. Questa Hannah Arendt, parlando di queste cose al processo di Norimberga, parlò di banalità del male, dicendo che il male non possiede né profondità né tantomeno una dimensione demoniaca, ma solamente banalità. Cerco di, come dire, di stringere. Parliamo poi, nella foto subito dopo, di uno dei più grandi fotografi di giornalisti, e questo è l'autore di cui parlavo con Fabio prima, che è John Roger, che è stato uno dei fondatori, insieme a Robert Capa, della Magnum. Anche lui era un grande fotogiornalista, e si vede da queste foto che, pur essendo delle foto atroci, riescono a conservare una capacità di raccontare, una capacità di mettere insieme le forme, la luce e tutto, che sono assolutamente straordinarie, tenendo presente che fare delle foto belle in una situazione drammatica come durante la guerra o mentre disparano è 10.000 volte più difficile che fotografare una bella ragazza. E questo George Roger era, lui seguì l'esercito inglese ed entrò con l'esercito inglese a Bergen-Belsen. Era nell'Army Film and Photographic Unit dell'esercito britannico. Queste foto furono in parte pubblicate dalla famosa rivista Life, di cui abbiamo parlato sia io che Fabio, e questo campo di Bergen-Belsen, se, diciamo, era un campo, tra virgolette, minore, nel senso che ci furono solamente, e sembra proprio una, come dire, una bestialità, una cosa così, solamente 100.000 morti, come se fossero bazzecole. E c'è molto interessante, George Roger ci ha lasciato, oltre che queste foto che adesso Gregorio ci sta facendo vedere, scusatemi la peste bubbonica, vedere cortesemente, oltre a queste foto ci ha lasciato dei commenti, tipo per esempio di una foto che vedremo tra un po', dice: donne ucraine che cucinano vicino alla pila di corpi, il fuoco è alimentato dai stracci strappati ai cadaveri, nella pentola bollono radici ad aghi di pino, si cucina una specie di zuppa. Un'altra cosa su cui lui poi si concentrò era il lavoro di queste degli ex guardiani, che vengono costretti a toccare, a spostare i morti che hanno fatto. E una cosa di cui una cosa che ci racconta, insomma, proprio il Roger, è che le donne erano considerate più crudeli degli uomini. Dovrebbe esserci un ritratto di questa donna, che era considerata una specie di mostro vivente, era quella più cattiva di tutti, la quale si divertiva, qui stanno disinfettando i prigionieri, si divertiva a portare persone vive, prigionieri vive, sui mucchi di cadaveri e a dargli fuoco, a tutti e due, cioè a quelli vivi e a quelli morti. Qua, appunto, qui sono le donne di cui parlava prima, le donne che fanno la zuppa tra i cadaveri. E ci sono, insomma, alla fine di questa carrellata di fosse comuni, questi sono due prigionieri che hanno rubato gli stivali ai loro carcerieri, sono questi stivali bianchi, sono molto soddisfatti perché finalmente camminano bene. Alla fine di questa carrellata, le cui foto sono drammaticamente e tragicamente belle, cioè non c'è nulla da dire, c'è un autoritratto di George Belsen, ecco, questa è la fossa comune, ce ne sono due di foto di fosse comune dove c'erano veramente centinaia e centinaia di cadaveri. Sinceramente non è che si possa dire molto di queste fotografie, perché si commentano da sole. E questo dovrebbe essere subito, no, questo è un cadavere solitario, e questo è George Rogers, che è anche interessante vedere le persone che ci sono. Arriva dopo una fotografa, anche lei donna, perché le donne erano
sono il soggetto, cioè le donne erano molto più brave spesso degli uomini e molto più sensibili. Questa è Margaret Bourke White, che andò in guerra ed era chiamata, ed era che entrò anche lei a Buchenwald. Buchenwald, dico bene? Che entrò anche lei a Buchenwald e che era considerata indistruttibile. Era una donna praticamente che non aveva limiti. Fu abbattuta con l'aereo, fu affondata con la nave. Lei fotografava sempre. Non hanno potuto fermarla, praticamente era una donna ed era bravissima, e anche lei dice che si nascondeva dietro la sua, diciamo, la professione, dietro questo fatto che lei comunque doveva fare le foto che fossero impeccabili, corrette, che comunicassero. Questa foto è una delle più famose, anche questa nel servizio di Life di cui parlavamo con, di cui parlava anche Fabio all'inizio, per frenare, per, diciamo, per mettere come un filtro tra lei e le emozioni. Queste foto, molte di queste foto erano talmente forti che non furono diciamo, sospese da Life, nel senso Life non le pubblicò e vennero alla luce solamente negli anni 60. Io non... questo è sempre Buchenwald e lei ci ha lasciato veramente tantissime foto. Questa è una delle foto sue più famose, che però non fu pubblicata da Life, ed erano prigionieri dietro il filo, che stanno ancora dietro il filo spinato. Però, diciamo, questo sempre fosse comune, mucchi di cadaveri, ma diciamo che sono una... E anche questo, per rifarmi anche a quello che diceva Marco, è abbastanza difficile dire che queste cose sono state ritoccate, perché forse neanche Spielberg... oppure il modello rendering riuscirebbe a fare le foto così, volendole ritoccare, figuriamoci negli anni 40, insomma, alla faccia dei negazionisti. Poi abbiamo cercherò di correre, abbiamo subito dopo dei fotografi che non subito dopo, appunto, questo è un prigioniero che mostra il famigerato tatuaggio, dei fotografi che non parteciparono all'entrata nello castro, ma che sono talmente grandi che bisogna ricordarli. Il primo di questi, e questi sono sempre, scusatemi se mi interrompo, sono sempre i tedeschi costretti a vedere, che fanno questo tour forzato dei paesi vicini a vedere quello che hanno combinato questi signori, i loro soldati e i loro ufficiali. Questa è la più famosa foto di Robert Capa, che è stato sicuramente, oltre che il fondatore della Magnum insieme appunto a George Roger, è stato il più grande fotografo di guerra di sempre. Questa foto non è della Seconda Guerra Mondiale, ma di un miliziano spagnolo della Guerra di Spagna, dove lui perse la sua compagna, anche lei fotografa, che si chiamava Gerda, e non cerchiò. E George Capa non andò nell'olocausto, ma fu paracadutato insieme alla prima linea sulla spiaggia romana il D-Day, e lì ci lasciò una delle foto più incredibili insieme a questo miliziano, che è quella che viene dopo. Se pensate che il 70% delle persone su questa spiaggia morirono, capite, come nel caso dell'olocausto, che cosa ci vuole per fare una fotografia quando ti fischiano intorno le pallottole e puoi morire in ogni momento. Mi sono lasciato questi ultimi momenti, le ultime parole sui militari di guerra, per un'altra grande fotografa di moda, che è questo è un altro ritratto di Robert Capa, che è Tony Frissell, che forse Camilla conosce. Queste sono le sue due foto. Tony Frissell, tra l'altro, è stata una fotografa di moda tra le più famose degli anni 30 e 40, ed è stata la prima a fare delle foto di moda sott'acqua, che in quegli anni era una cosa fantascientifica. Lei partì per la guerra e fece queste foto incredibili per molti giornali, tra cui anche Life. Ed è anche lei, cioè, come vediamo, noi abbiamo visto praticamente più donne che uomini tra i fotografi che andarono in guerra, e le donne hanno una sensibilità incredibile, anche un senso della composizione. Scusatemi un attimino, questa foto, se non fosse di guerra, sarebbe comunque una foto spettacolare.
Passiamo immediatamente per un attimino, passiamo, ho bisogno solo un minuto per fare una introduzione sui fotografi russi. La grossa differenza che c'era tra i fotografi americani e quelli a seguito dell'esercito sovietico era che gli americani, anche militari, erano solamente fotografi. Cioè il sergente che è sergente fotografo faceva fotografia. I fotografi russi sparavano prima e fotografavano poi. Per cui non esisteva il ruolo del fotografo e basta. Nel senso che prima sparavi, poi se trovavi il tempo facevi anche delle foto. E questa è la prima differenza. La seconda differenza, ho bisogno di un attimo per, prima di iniziare, come dire, la seconda differenza è che il fotografo militare, il fotografo russo non doveva scattare Candids, cioè comunque le sue foto dovevano avere un intento patriottico, educativo e, diciamo, di movimento alle masse. E l'ultima differenza è che molto spesso le foto russe, come vedremo in alcuni esempi che farò vedere, sono ritoccate. Nel senso che loro avevano questa abitudine che mandavano le foto al giornale e il giornale chiedeva dei ritocchi sia per amplificare l'eroismo sia per togliere quelle che erano molte foto russe che magari erano un po' più drammatiche o un po' più, come dire, un po' più meno ottimistiche. Vennero rifiutate, vennero nascoste e hanno visto la luce solamente 20 anni o 30 anni dopo. Il primo folder, le prime foto che noi abbiamo sono le foto della liberazione di Auschwitz. Di Auschwitz penso che Francesco potrebbe parlare molto più a lungo e tremendamente meglio di me. Sappiamo che da un campo solo prima divennero tre, poi erano 45 campi. I russi arrivarono nel gennaio del 45 e difatti il 27 gennaio, quando fu liberato il campo, è diventato poi la giornata della memoria che tutti quanti conosciamo nel 2005. Auschwitz ha fatto, diciamo, ad Auschwitz sono morti 1 milione di persone, per cui bisogna parlarne con rispetto e con costernazione, secondo me. Era naturalmente in Polonia e qui cercherò di essere breve, appunto, perché altrimenti, ragazzi miei, vi tengo fino a domattina. Questo è l'ingresso, il famoso ingresso del campo di Auschwitz, il campo principale. E queste foto non sappiamo assolutamente chi le abbia scattate, sono stati degli anonimi fotografi militari russi che non sapremo mai, o non lo sappiamo per ora chi sono stati. Dopodiché Gregorio può andare avanti, grazie. Questo è un bambino salvato dai... in condizioni di nutrizione. Subito dopo abbiamo delle donne nelle baracche, abbiamo altri bambini che vengono liberate. Vediamo la differenza proprio di qualità. Queste sono foto proprio di chi, appunto, alza un attimo la macchina facendo attenzione di non essere accoppato e scatta, e le foto invece degli inviati americani hanno, anche se come bellezza e immediatezza questa foto è assolutamente incredibile. Dopodiché abbiamo le valigie dei deportati che venivano poi spedite in Germania. Abbiamo i sacchi dei capelli tagliati per le parrucche ai deportati. Abbiamo un medico che visita, appunto, anche qui, come vedete, la qualità non era, e questa è una cosa importante, anche perché, come vedremo quando parliamo di Eugeni Cialdei, avevano degli apparecchi abbastanza mal presi. Poi abbiamo una veduta del campo di Auschwitz sotto la neve, e poi due fotografie aeree, una di Auschwitz 3, e una di Birkenau. Di Auschwitz 2. Poi abbiamo e qui è finito. Il più famoso fotografo di guerra russo, uno, diciamo più che più famoso, è uno di quelli che poi
a causa dei suoi rapporti con gli occidentali, con Robert Capa, ha avuto un nome e un cognome ed è stato riconosciuto, oltre ad essere assolutamente stratosferico come fotografo, e si chiamava Eugeni Chaldei. Come molti fotografi russi, queste sono le baracche di Auschwitz, era ebreo, e proprio per suo essere ebreo, se ci fermiamo un attimo su questa foto, vi dico come è stata scattata. Oltre ad essere ebreo, è stato perseguitato per ben due volte. Lui perse per due volte, sul finire degli anni 40 e negli anni 70, il suo lavoro, prima alla TASS e poi a un'altra agenzia di stampa, proprio a seguito di campagne antisemite. Questa foto è stata scattata durante la liberazione di un ghetto e lo stesso Chaldei strappò le stelle di David subito dopo aver scattato la foto. E naturalmente loro sono due sopravvissuti, che non sia bene come siano sopravvissuti, però erano sopravvissuti. Chaldei, speriamo che si dica così, insomma, solamente qualcuno che conosce il russo lo sa, strinse un'amicizia con Robert Capa. Lo stesso Robert Capa, che è appunto questa star della fotografia di guerra, lo aiutò a avere per il processo di Norimberga la sua prima mitica Speedgraph, che lui utilizzò e di cui con Francesco abbiamo a lungo polemizzato con altri wikipediani, e a sua volta lui ricambiò il favore, perché quando Capa andò a fare un servizio sulla Russia nel 1947 insieme a John Steinbeck e gli sequestrarono le foto, Chaldei le prese in consegna a lui e lo aiutò per il dissequestro. Questa è una piccola nota del redattore che non c'entra nulla con la classe, ma è molto interessante. Possiamo andare avanti. Questa è un Murmansk dopo un bombardamento tedesco a tappeto. E quella, la foto viene dopo, sono due foto di seguito, è la più famosa, è diciamo il contraltare della foto di John Rosenthal a Iwo Jima. È come la foto di John Rosenthal, e questo è il Reichstag tedesco con un soldato che sta alla bandiera. Questa foto, ne parlavo prima appunto del collegamento con Francesco, fu assolutamente una messa in scena, nel senso che lui decise di scattare questa foto. Si andò alla TASS, si fece cucire una bandiera perché non c'erano bandiere rosse in quel momento, prese per strada sui gradini al Reichstag tre soldati e gli disse: salite sopra che vi faccio questa foto. La foto è incredibile, ha tutti i crismi della foto propagandistica, è bella fisicamente, per Marco specialmente, che del bianco e nero ne sa abbastanza più di me, si vede che il cielo e il fumo sono stati scuriti ad arte. Quello che io non sapevo, e forse Marco non sapeva, che il soldato che sta issando la bandiera aveva due orologi, che era il segno di un saccheggio. Quel soldato per i sovietici doveva essere immediatamente fucilato. Quando lui portò questa foto meravigliosa alla TASS indietro per la pubblicazione su tutti i giornali, disse: noi questa foto non l'abbiamo vista perché non dobbiamo uccidere quest'uomo, e vai in laboratorio e ritoccalo. E lui tolse dal polso il secondo orologio con uno spillo. Era il Photoshop dell'epoca. Difatti, se andiamo nella foto dopo, che è una foto che, diciamo, non pubblicata, e non so se si può ingrandire, però chi ha gli occhi aguzzi o se vicino allo schermo vede che il soldato in questione c'ha due orologi, quello che sta giù. Uno al polso destro e uno al polso sinistro, mentre nella foto di prima l'orologio è sparito. E questa potrebbe essere il primo segno dell'approccio all'immagine, quello che si direbbe un approccio, diciamo, non avrebbe detto surdimensionato, all'approccio all'immagine avevano i sovietici. Comunque l'immagine serviva a qualcosa, sicuramente non pubblica una foto con uno che ha fatto il saccheggio. Se andiamo dopo, qui siamo a Vienna, una pattuglia dell'esercito che cammina per Vienna. Poi questo invece è sempre il Reichstag. No, questi sono, ne parlavo prima, i famosi suicidi di massa, e sono un omicidio-suicidio sempre a Vienna per prima dell'arrivo degli alleati.
qui abbiamo, subito dopo abbiamo la marcia verso Berlino dell'esercito sovietico, subito dopo ancora abbiamo l'attacco al Reichstag. Questa foto è assolutamente finta, nel senso che gli aerei sono stati messi a bella posta dopo, anche perché, come dicono i commentatori, se quei aerei fossero stati così sarebbero precipitati tutti, perché non c'era modo di salvarsi, di evitare uno scontro o col palazzo o tra di loro. Cioè una picchiata in quella maniera qui non esisteva di tanti aerei, cioè nel senso non c'era una via di fuga, direbbe qualcuno. Comunque la foto è bellissima, anche se abbastanza finta. L'ho messa appunto per far vedere il differente approccio alla fotografia che c'era tra i professionisti sovietici. Poi abbiamo delle foto che possiamo andare molto, qui è un cieco sulle rovine sempre di Berlino con il suo accompagnatore, un aereo precipitato in un palazzo. Qui invece abbiamo un appunto, qui siamo sempre al centro di Budapest, ci spostiamo a Budapest, e poi subito dopo abbiamo una foto di Göring al processo di Norimberga. Questa foto fu scattata con la Speed Graphics offerta generosamente da Robert Capa. L'ultima foto di Chadei è questa foto con i vestiti sovietici alla parata della vittoria a Mosca, i vestiti nazisti che vengono abbrunati e portati mostrati al pubblico ludibrio. Subito dopo, cercando di essere moderatamente breve, c'è questo fotografo che è Dimitri Balterman, che è quello di cui ho parlato all'inizio, che è stato il primo fotografo che si conosca nel 1942 a mostrare l'olocausto. Non in questa è una foto che siamo, ma subito dopo questa foto si chiama Dolore, ed è questa città di Kerch in Crimea, dove ci fu queste fosse comuni, questo massacro dei 75.000 ebrei. E all'epoca, come dicevo prima, ci sono tre foto che rappresentano sempre lo stesso problema. Queste foto all'epoca furono sottovalutate dagli occidentali e assolutamente, come dire, mistificate dalla stampa sovietica, perché nessuno disse che erano ebrei, ma disse che era una popolazione normale, mentre invece il massacro fatto dall'SS, dalla Gestapo, non dall'SS, fu assolutamente chirurgico. Loro presero tutti gli ebrei, ammazzarono solo e tutti gli ebrei, e furono 7.500 ebrei, ho detto una fesseria, scusatemi, lo zero è saltato, 7.500 ebrei, in un fossato anticarro. Questo è, dopo abbiamo altri due, invece questo personaggio qui, secondo me è molto interessante, perché lui non ha fatto foto di guerra, ma è un russo americano che si chiamava Roman Bishniak, che sul fine degli anni 30, come se avesse saputo qualcosa, come se avesse avesse avuto un presentimento, fece un lunghissimo servizio in tutti i ghetti dell'Europa centrale e dell'est, per praticamente documentare la vita e le abitudini degli ebrei in quegli anni, sotto comunque anche la dominazione nazista, ma prima della soluzione finale. Queste le sue foto, il suo archivio è conservato presso la Magnus Collection of Jewish Art a Berkeley. Sono foto assolutamente stratosferiche, se possiamo andare rapidamente, perché altrimenti tra un po'. Sì, infatti, grazie Luca, sono veramente un sacco di una grande varietà di immagini, esatto, ci dà proprio una, no, diciamo, una visione d'assieme. Il problema è che comunque bisogna vedere che quei corpi morti una volta erano vivi e vivissimi e bellissimi, sì. Non c'è solo da vedere l'orrore, ma anche la bellezza delle tradizioni, erano persone come noi, anzi anche meglio di noi, che avevano un'umanità stratosferica. E qui erano già ghettizzati, erano già, diciamo, costretti, ma erano vivi ancora, ed erano, avevano una loro, studiavano, vivevano, mangiavano, c'era una bambina che prende il latte, c'è tutto. Mm-hmm. Sì, sì. E sono delle foto assolutamente bellissime.
questo forse è il più, è quello che come fotografo, quello più si avvicina ai grandi fotografi americani che ho fatto prima, perché c'è una ricerca della composizione. Anche Chaldea è bellissima, anche se cioè, sono foto molto ben fatte. E purtroppo il fotografo a volte prende il sopravvento sullo storico, insomma, anche perché non sono storico minimamente. Questa è sempre un'altra foto della parata. Dopodiché abbiamo questo invece è quest'altro fotografo, si chiama Michael Trachman, che di cui ho trovato pochissime foto, che anche lui fece delle foto del campo di concentramento di Lublino Majdanek. Dico bene, Francesco? Majdanek. Per finire, così vi risparmio le cose, ci sono altri, ecco, questo è sempre il campo di Majdanek. Naturalmente abbiamo, alla fine c'è anche una inflazione dell'orrore, per cui alla fine ti sembra normale anche vedere le cose che normalmente ti farebbero venire i capelli, per chi ce l'ha dritti, per chi non ce l'ha, insomma, più o meno, insomma, un po' più drittini. E abbiamo per ultimo altre due foto, una di Emanuel Gertkin, che è una bella foto, però foto di guerra, tanto per dare i nomi, perché i russi molto spesso i nomi non ne avevano dei fotografi. E l'ultimo è Giorgi Zelma, che lavorò per, che era tra l'altro, questo Zelma di cui vediamo le foto, era un artista e faceva foto d'artista e lavorò insieme a Rodchenko e Lisinski. E sono delle foto, anche queste, con foto, diciamo, propagandiste, ufficiali che da ordine fasciato, però sicuramente molto interessanti. E con questo, diciamo, io avrei più o meno finito. Naturalmente c'avrei tanto, ho galoppato perché non mi ero reso conto di aver fatto un intervento per un film, facevo Guerra e Pace tra poco, insomma. No, ma infatti la grande varietà di immagini che ci hai mostrato valeva la pena, insomma, di avere un suo tempo dedicato. In realtà proprio io credo che, quindi ci ha dato qualche strumento in particolare pratico, anche per vedere proprio come ci sia un mondo di fotografie diverse, di fotografi diversi, un'umanità di soggetti, di fotografi che poi hanno anche combattuto nel, forse, cioè, mi è sembrato di vedere, non so se siete d'accordo, proprio una difficoltà, insomma, nel mettere assieme una fotografia che è un qualcosa che potenzialmente una bella, una tecnica, uno studio, con un soggetto che invece è, appunto, è duro, molto duro, brutto, triste, così. La cosa che mi interessa, da un punto di vista scientifico, la prima cosa è l'influenza delle donne. Uno pensa che gli uomini sono soldati e le donne fanno solamente autori cerotti. Queste donne, parliamo di Lee Miller, parliamo di Toni Frisell, parliamo della Burke White, andavano in prima linea, venivano ammazzate e prendevano i proiettili come gli uomini e più degli uomini, e riuscivano a rimanere anche più fredde. Prima cosa. Seconda cosa, la bellezza di persone che fanno un altro mestiere, cioè sanno usare la macchina fotografica ma si occupano di un'altra cosa, di dare, come dire, una opinione diversa, perché alla fine chi fa notizia c'ha le sue procedure, e molto spesso invece prendere la fotografia per uno che fa un'altra cosa riesce a dare un'immagine più fresca e più, come dire, più penetrante. E con questo ho finito, perché adesso ve la metto un tappo di damigiano in bocca. Grazie ancora. Un nuovo correo fulminante. Grazie ancora Luca Capozzo. Allora ci prepariamo per l'intervento di Francesco, invece, Francesco Carbonara, che appunto ci parlerà di muta ma dirompente, la valenza dei documenti fotografici sulla Shoah. Io cerco di ridurre al massimo il tema, perché tanto ci siamo tutti incoraggiati, abbiamo detto che probabilmente dobbiamo affrontarlo forse in un'altra volta, anche perché abbiamo veramente sforato, ma meritava secondo me i due interventi di Marco Fodde e di Luca Capozzo, meritavano assolutamente, perché erano il tema centrale, a parte poi la parte interessantissima di Fabio Brambilla, che come al solito, insomma, ci illumina con dati che sono precisissimi e che ci fanno piacere, perché dietro c'è veramente una quattro parole solamente, perché poi vorrei che Salvatore Taria parlasse sul tema del negazionismo dell'Olocausto, che è un tema interessante.
Perché è dirompente una fotografia? Mi sembra che l'abbiamo messo a fuoco più volte, sia con Marco Fodde, sia con Luca Capuozzo. Uliano Lucas, comunque, uno dei più interessanti fotoreporter italiani, che fotografò di tutto, dal 68 prima e dopo, da Settembre Nero in Giordania, da Salazar in Portogallo, eccetera. Quindi uno che si è fatto nel campo, un lavoratore, dice una cosa interessante, è proprio perché un lavoratore, non è un teorico della fotografia, è un lavoratore della fotografia, dice una cosa interessante: la fotografia è muta. Per guardare una fotografia, guarda cosa dice, qualcuno lo sa, bisogna essere colti. Ed è vero. Se questo però è vero per la fotografia in generale, è ancora più vero per la fotografia della Shoah. Noi dobbiamo essere colti, e abbiamo visto questa sera, soprattutto con l'intervento di Luca Capuozzo e di Marco Fodde, quando a profondità gira intorno alla fotografia, dalla fotografia reale, quella che possiamo usare come documento, a una fotografia anche falsa, perché fate attenzione, non è detto che tutte le fotografie vanno bene. Chiaro, non è che cambi moltissimo il fatto che quella bandiera sia stata messa, sia stata confezionata sul Bundestag, dal fatto che poteva essere un'altra persona ad avercela messa, o ancora non è il fatto che ci sono alcune foto, che quelle foto che avete visto di Buchenwald erano persone in posa dentro le cuccette dopo 5 giorni che erano arrivati praticamente gli alleati. Ma non erano in posa, perché è chiaro, gli americani, i fotografi americani dissero: guardate, mi stavate. Ma non cambia mica granché il fatto che erano stati messi in posa. Magri erano, si potevano contare le costole, se voi vedete. Magri erano 5 giorni prima e magri erano 5 giorni dopo. Cioè, nel senso, praticamente non dovevano solamente fotografare in quell'istante praticamente la condizione del campo, di come erano stati. Se voi leggete la voce di Wikipedia, questo era il più grande campo fascista che stava in Italia. E noi ce ne accorgiamo, infatti, troviamo solamente esclusivamente una casa diroccata. Non questa casa diroccata, che per fortuna è sopravvissuta, fate attenzione, non perché poi ci hanno costruito sulle vecchie macerie autostrada che va la Napoli-Reggio Calabria, non hanno fatto Aranceti, hanno fatto... Non, è il campo di Pianamonte di Tarsia. Qual era invece il campo? Ecco perché dobbiamo essere colti. Perché, ad esempio, un colto fra di noi, uno che voleva essere colto, ha detto: ma scusate un attimo, ma è possibile che non esista una foto di com'era il campo? È andata a scartabellare, si è fatto aiutare un pochino da altri anche, ma questo perché siamo un gruppo che lavoriamo insieme, è andata a scartabellare e poi è venuta fuori veramente il campo. Guardate com'era. Qui comunica, secondo voi, a proposito di leggere una foto, e che cosa comunica una foto? Comunica che possa essere stato mai il campo più importante fascista d'Italia, campo di concentramento? Noi vediamo solamente la baracca. Vedete com'era invece? Gregorio, ci fai vedere com'era invece questo campo? Gregorio, ci devi mettere un'altra foto. È la stessa cosa? Qualche commento libero, veloce, velocissimo, perché siamo fuori tempo. Questo era il campo di Pianamonte di Tarsia. E perché dobbiamo essere colti? Non perché vogliamo, ecco, rispetto a questo era il campo reale, fatto da un plastico. E pensate, qui, questo è un plastico praticamente, questa foto è di un slovacco, che l'ha concessa poi, e l'abbiamo trovata con le nostre ricerche, in questo libro, che è uno dei tanti, dei 4 libri dell'enciclopedia dei ghetti e dei campi di sterminio. E qui c'è la foto, guardate. Non so se si vede. Un po' più zoom, così la vediamo tutti. Eccola qua. Grazie, è quella che vediamo qua ingrandita a sinistra. Sì. Ecco qua. Non...
Quindi dobbiamo essere, e se non siamo colti, dobbiamo cercare di essere colti. Io sono convinto che prima o poi, quando passerà un pochino di anni che facciamo ricerca, continuiamo a fare ricerche, non ci sarà più una zona nera che sarà da noi incompresa. Perché se ci affasciniamo un pochino, se siamo veramente immersi nel campo della Shoah, ogni cosa potrà essere spiegata. Abbiamo detto che una foto potrebbe parlare, l'abbiamo sentita da Luca Capuozzo, l'abbiamo sentita da Marco Fodde. Vi faccio un esempio tipico ora di una foto che può parlare e in che modo può parlare. Ed è l'ultimo esempio, chiudo qui così passiamo poi la parola a Salvatore Tadia. Ci metti quella foto per favore del campo di concentramento di Auschwitz. Cosa può comunicare una foto simile? Allora, se voi guardate bene, qui qualcuno prima ha accennato, mi sembra Luca, ad Anna Arendt, che parlava di banalità del male, del bene. Qui effettivamente è la normalità del male, perché sembra quasi tutto normale se voi vedete questa foto, no? Il punto sta a monte e a valle. A monte perché c'è stato l'antisemitismo, il viaggio che li ha portati fin qua, questi poverini ammassati come bestie. E poi quello che succede dopo, perché effettivamente vanno a finire una buona parte di queste nelle camere delle persone in pigiama, erano praticamente coloro, parte di questi sono sopravvissuti, ma i negazionisti non vogliono, parlerà ora Salvatore Tadia, che tiriamo fuori i sopravvissuti che possono testimoniare, ad esempio, che qui si stava selezionando gente che doveva andare a morire o al lavoro. Non, ma com'è? Cioè, avete fatto voi questa foto? Questa non è una foto che hanno fatto gli alleati o l'Armata Rossa, questa l'hanno fatta i nazisti. Infatti quell'album di Auschwitz l'hanno fatto probabilmente due nazisti, non è certo, ma due soldati nazisti. Ma come ce li mettete? Sono qui. Ma su questo non voglio andare oltre. Io ringrazio Carlo, non possiamo sentire neanche le altre domande perché purtroppo siamo andati fuori tempo. Sentiamo invece Salvatore Tadia. Sì, esatto, passiamo direttamente a Salvatore, così stringiamo un po' più sui tempi. Sei pronto? Eccolo qui, lo vedo. Eccomi. La parola e spenda tranquillamente il suo tempo. Eccomi, mi sentite? Sì, bene. Ok, allora, alla fine di novembre del 1945, nella seconda settimana di udienza del primo processo di Norimberga, fu proiettato il documentario girato da fotografi militari americani Nazi Concentration Camps, che mostrava le immagini, oggi tristemente note, dei sopravvissuti appena liberati dai lager e di ciò che rimaneva delle vittime. La reazione a queste immagini fu di sgomento da parte di tutti i partecipanti alle udienze, da parte del pubblico, dei giornalisti, del collegio giudicante e a quanto parve degli stessi imputati. Lo sbigottimento fu condiviso dall'opinione pubblica mondiale quando nei primi mesi del dopoguerra venne a conoscenza delle prime immagini della Shoah. Ce ne ha lasciato una significativa testimonianza la scrittrice americana Susan Sontag, la quale scrive: «Il primo incontro di un individuo con l'inventario fotografico dell'orrore estremo è una sorta di rivelazione, il prototipo della rivelazione moderna, una epifania negativa. Per me sono state le fotografie di Bergen-Belsen e di Dachau, viste per caso in una libreria di Santa Monica nel luglio 1945. Niente di ciò che ho visto dopo, in fotografia o nella realtà, mi ha colpito così duramente, profondamente e istantaneamente. Mi sembra addirittura plausibile dividere la mia vita in due parti, prima di vedere quelle fotografie, avevo allora 12 anni, e dopo, anche se dovevano trascorrere alcuni anni perché ne comprendessi appieno il significato. Ma a che cosa servì vederle? Erano soltanto fotografie di un evento di cui avevo appena sentito parlare, sul quale non potevo avere alcuna influenza, di sofferenze che riuscivo a stento a immaginare senza che potessi fare niente per alleviarle. Ma quando guardai quelle fotografie qualcosa si spezzò. Avevo raggiunto un limite, e non era solo quello dell'orrore. Mi sentii irrevocabilmente afflitta e ferita, ma una parte di me cominciò anche a indurirsi. Qualcosa si spense, qualcosa piange ancora. Sempre nel primo processo di Norimberga fu anche proiettato un breve filmato, girato questa volta dagli stessi nazisti,
che documentava la liquidazione di un ghetto in Europa orientale, in tutta la sua brutalità. Come si è detto, gli stessi imputati tedeschi furono per lo più atterriti dalla visione di questo tipo di immagini. Sembra però che uno di loro, il maresciallo Göring, in un'occasione abbia borbottato che a suo parere si trattava di filmati falsi. Possiamo allora dire che Göring abbia impartito la direttiva a cui si sono attenuti in generale nel dopoguerra gli autori negazionisti riguardo alle immagini dell'Olocausto, ossia semplicemente negarne la veridicità. Più in specifico, qui di seguito mi avvalgo dell'ottima esposizione di Valentina Pisanti, la quale ci mostra in che modo i negazionisti sfruttino a loro vantaggio l'ambiguità semantica intrinseca ad ogni immagine fotografica. Il fatto cioè che ogni fotografia acquista un significato e un valore argomentativo solo dopo che l'interprete l'abbia inquadrata in un contesto, ad esempio tramite una didascalia che ne illustri il contenuto. Per l'interprete negazionista, ovviamente, la fotografia non raffigura mai una veridica prova della Shoah. Egli l'accompagna con una didascalia che ne nega l'autenticità, oppure commenta la fotografia osservando che ciò che vi è raffigurato potrebbe non essere una prova della Shoah, ma qualcosa d'altro. Ad esempio, le foto delle cataste di scarpe o di occhiali delle vittime di Auschwitz potrebbero essere state scattate anche in una fabbrica di scarpe o in una fabbrica di occhiali. Le foto dei mucchi di cadaveri potrebbero raffigurare in realtà vittime tedesche dei bombardamenti alleati e così via. Sporadicamente i negazionisti evidenziano qualche caso di erronea attribuzione o di manipolazione di alcune fotografie, ma ne traggono l'indebita generalizzazione secondo cui se una singola immagine è o appare manipolata, allora tutte le fotografie della Shoah sono senz'altro dei falsi. Un uso sottilmente manipolatorio delle immagini si riscontra poi, sempre secondo Valentina Pisanti, in alcuni testi negazionisti dove le immagini sono accompagnate da didascalie tendenziose in cui il negazionista sostiene una sua tesi indimostrata, non giustificata dal contenuto della fotografia stessa. Ad esempio, una fotografia di Anne Frank accompagnata dalla didascalia Anne Frank, il suo diario è un falso. Contando sul fatto, scrive Pisanti, che di solito si dà per scontato che la fotografia illustri ciò che è effettivamente presente nella foto commentata, l'autore tenta di estendere l'effetto di realtà evocato dalle fotografie ai commenti arbitrari che le accompagnano. In conclusione possiamo dire che i negazionisti mantengono, di fronte alle fotografie, lo stesso atteggiamento che riservano in generale a tutte le prove della Shoah, siano esse testimoniali o documentali: dichiararle, anche contro ogni ragionevole evidenza, false. In realtà gli autori negazionisti non avvertono l'esigenza di argomentare in modo plausibile le proprie posizioni, in quanto si rivolgono a un pubblico che condivide con loro lo stesso forte pregiudizio antisemita. Per gli scrittori negazionisti e per i loro lettori, in altre parole, che le prove della Shoah siano degli artefatti fabbricati nel dopoguerra da un vasto complotto ebraico è un assioma, o se si preferisce un dogma, che non necessita di particolari dimostrazioni. Come scrive la storica americana Deborah Lipstadt, questa negazione totale della validità di qualsiasi prova dell'Olocausto è diventato un elemento centrale della metodologia dei negazionisti. Detto semplicemente, tutto ciò che non concorda con la loro conclusione scontata viene da loro respinto. Ed è questo il motivo per cui, come molti hanno già osservato anche nei nostri seminari di Wikipedia, discutere con i negazionisti della Shoah è inutile e controproducente, quanto può esserlo in generale discutere con interlocutori la cui malafede è conclamata. Si può e si deve invece parlare dei negazionisti della Shoah, per smascherare i loro stratagemmi retorici, per mostrarli per ciò che sono, per evidenziare il loro squallido antisemitismo, per mettere in luce le loro più o meno nascoste simpatie per il Terzo Reich, per rivelarli, infine, in tutta la loro miseria intellettuale e morale. Siccome avanza forse un minuto, voglio mostrare i testi che ho citato brevemente nel mio intervento, ossia sulla fotografia di Susan Sontag, Denying the Holocaust di Deborah Lipstadt, un testo bellissimo, purtroppo non tradotto in italiano, e Valentina Pisanti, l'irritante questione delle camere a gas. Ecco, ringrazio tutti e niente, sono tutto qua. Salvatore, ti posso chiedere la cortesia di scrivere i titoli nella chattina, così ci rimane e vediamo se riusciamo anche noi a comprare questi libri. Salvatore, scusa un secondo. Camelia, abbiamo dentro la nostra pagina, abbiamo tutti i libri possibili e immaginabili. Ci sono anche quelli, Salvatore. Infatti ci sono. Ora, parla pure, Salvatore.
No, sì, adesso comunque per comodità li citerò anche nella chat. In ogni modo il testo di questo intervento, che come vedete ho letto perché non sono molto bravo a parlare a braccio, lo pubblicherò poi e linkerò il luogo dove l'ho pubblicato su internet. Ecco, lo pubblico sulla mia pagina di Accademia Edu, che è un social dove si pubblicano appunto brevi testi, saggi, cose così. Ecco, tutto qua. Ok. Perfetto, grazie. Ringraziamo per questo intervento e ci spostiamo tra l'altro proprio sulle domande. Alcune, le prime possiamo già rivolgere all'intervento di Salvatore e poi altrimenti appunto lasciamo comunque a Innocenzo, se è in linea, lo sento, non so che aveva qualche problema di connessione, la gestione, se no posso dare supporto io. Mattia, Innocenzo ha qualche problema di connessione, non è stato collegato dall'inizio proprio, quindi diciamo, non proprio tempo, no? Okay. Quindi non ecco, passiamo forse a Camelia così sì. Vabbè, io diciamo sono velocemente perché avevo già detto queste informazioni. Il prossimo appuntamento è per la giornata della memoria del 27 di gennaio al solito 18:30, no 18 scusatemi, fino alle 20, e avremo come ospiti Anna Poa e Daniela Parruani e il solito Marcello Pezzetti, sperando che ci riporta di nuovo Sara Berger, la moglie, e parleremo di Don e Shoah, e speriamo di avere anche Milena Santerini, se non in presenza almeno con un video. E speriamo tanto, diciamo, fate il tifo per un video messaggio da parte della senatrice Liliana Segre. Vi metto magari la pagina. Ho finito, ho concluso. Grazie, vi aspettiamo. Grazie a tutti. Allora. Ragazzi, è un piacere incontrarvi, guarda, veramente, per quanto uno arriva magari stanco alle di sabato, a quest'ora, dice, oddio, un'altra cosa, un'altra mente. È veramente un piacere, alla fine si esce un po' migliore. Sì, esatto. Grazie a tutti, buonasera. Grazie a tutti, allora buona serata. Ciao, grazie a tutti. Ciao.